Per continuare con quest'idea del costruiamo qualcosa insieme e progettiamo per il futuro con persone con cui stiamo bene o pensiamo di poter stare bene, di poter essere compatibili, chiamo Barbara Terzini per parlare non solo di lavorare insieme, ma vivere vivere insieme, insieme. Vai. separati, cioè non mi voglio vedere continuamente, sempre. Grazie. Allora, per chi non mi conosce, per chi non mi ha sentito fare le mie opere di elopismo in questi 2 giorni, da dove nasce questa idea? Circa 30 anni fa io ho cominciato a fare teatro e con il nostro gruppo di teatranti una delle cose che si diceva più spesso è invecchiamo insieme. Facciamoci la comune, andiamo a vivere insieme, così anche se non abbiamo famiglia, figli, persone che si occupino di noi, ci occupiamo tutti di noi insieme, insomma. E a lungo ho pensato che fosse una tipicità della mia generazione, che è la generazione X. Col tempo, parlando con altre persone, ho scoperto che tutti più o meno fanno questo discorso, o meglio, tutte le persone che hanno un approccio alla vita, se vogliamo, originale, non lo so, insomma, comunque che devia da quella che è la norma, che è una cosa bruttissima da dire perché la norma non esiste, però insomma credo che ci siamo capiti. E in particolare la settimana scorsa parlavo con una ragazza che ho assunto come assistente, 26 anni, e mi fa: ah sì, anche noi lo diciamo con i nostri amici, ma vedi, il problema qual è? Che nessuno poi lo fa. E fino a 3 anni fa, probabilmente anche io avrei continuato a procedere nella mia esistenza costruendo una seconda età, una terza età, come si fa? Prima o poi metti da parte i soldi per la casa, poi la casa un po' la vuoi allargare, poi ti senti sempre più comodo nella tua casa e ne esci sempre meno. Cosa è successo? Che ho cominciato circa 2 anni e mezzo fa ad avere a che fare con degli anziani di casa e a dover svuotare delle case. E per cui ho cominciato a sentire contemporaneamente una serie di esigenze. La prima ha a che fare col fatto che io continuerò a lavorare fino a che non crepo, probabilmente, in parte per questioni fiscali che tutti conosciamo, cioè non andremo mai in pensione, perché è una cosa che il sistema pensionistico non reggerà ancora a lungo, in parte perché più si va avanti, più si riducono i nostri soldi, ma aumentano i costi. Perché non so se avete già avuto a che fare con i costi di una RSA o di un badante, che non è mai uno solo, perché ne devi avere sempre uno di ricambio se non vuoi diventare tu il badante, più i costi anche medici, emotivi e quant'altro. E infine il fatto che più ci si chiude e si restringe il gruppo delle amicizie andando avanti, più si invecchia male, ma non perché si sta male, perché il cervello rallenta, si disabitua a quello che noi, nella meravigliosa e scomoda flessibilità del freelance, siamo abituati a fare, cioè confrontarci nuovamente con sfide nuove, non avere paura di affrontare le novità, non avere paura di sporcarci le mani con un nuovo strumento, imparare una lingua nuova, parole nuove. Ecco, questa cosa qua probabilmente non ci rendiamo conto di quanto sia un asset fondamentale nell'invecchiare bene. Io l'ho visto vedendo 2 persone molto diverse invecchiare in modo radicalmente diverso e mi sono resa conto che la differenza la faceva proprio la continuità nel mantenere un'apertura sul mondo e un confronto che è molto difficile portare avanti, a meno che uno non ci sia in parte costretto. E così l'anno scorso, scherzando, quando abbiamo detto cosa facciamo come associazione del freelance care, ho detto facciamo la retirement community. E c'è stato un moto collettivo di ah sì, fantastico, facciamolo, facciamolo. Però io sono del partito che le cose o sono progetti o non sono. Quindi, che cosa ho fatto? Quando, come ogni anno, faccio gli obiettivi, siccome avevamo tentato con Alessandra, con alcuni avevamo parlato di questa cosa qua, io avevo creato 2 file condivisi, però tendenzialmente sono rimasti lì senza un'idea di sviluppo, per cui a gennaio mi sono detta: no, il mio obiettivo principale per il quarto quarto del 2024 è
provare a fare questo progetto in pratica. Per cui ho chiesto a Silvia se potrebbe essere il caso di portarlo qui, perché la realtà dei fatti è che questa cosa nessuno di noi è in grado di farla da solo o da sola. Io cazzo. Questa è una cosa che si può fare soltanto con diverse persone che ci mettono competenze, tempo e soldi, perché la triste verità è che deve anche essere un progetto sostenibile, cioè non deve essere soltanto un'idea bella nella quale ci piacerebbe vivere e costruire il nostro futuro. Deve essere anche qualcosa che possa sopravvivere a noi. Quindi la mia idea oggi è di portare un QR code per la gioia di Diego, li conduce sempre balletto, passa. Il QR code vi porta a un modulo Google che pensavo fosse lo strumento più embrionale a portata di tutti, nel quale che potete compilare anche se non volete aderire o partecipare al progetto. Però se per esempio avete visto una volta un documentario che parla di un co-housing e volete dirmi guarda che c'è quel progetto nella tale città, se siete a conoscenza di progetti simili, adesso vi entrerò un po' nel più dettaglio di quello che ci immaginiamo per ora, meglio che mi immagino io, poi qualcuno di voi l'ho condiviso. E, insomma, potete fare qualsiasi cosa, potete dire sì, ci voglio mettere dei soldi, ma non voglio viverci, oppure ci voglio mettere dei soldi per viverci, o ancora voglio contribuire a crearlo. Ok? Poi la mia idea è di a novembre fare una prima riunione. L'obiettivo è avere un business plan tra un anno, perché andrà appunto finanziato. Ora, che cosa ci immaginiamo? Scusate, non so se avete letto. Qualcuno di voi ha letto uno dei romanzi di Richard Osman del Club dei Delitti del Giovedì? È un peccato, ma ci sarà presto una serie televisiva con grandi attori, quindi dopo sapete tutti di cosa parli. Comunque, Richard Osman è un celebre scrittore per la televisione britannica che si è dato alla scrittura di romanzi. Questi sono dei gialli deliziosi che vi consiglio assolutamente, che a lui sono stati ispirati dall'esperienza della madre che vive in una retirement community in Gran Bretagna. Come funziona una retirement community all'anglosassone? Da lui ce ne sono davvero molto poche, ma ci sono delle realtà, per esempio Over, non so se avete mai sentito parlare, sono delle comunità destinate soprattutto a anziani autosufficienti, dove di fatto ci sono delle specie di condomini orizzontali, quindi quelle villette, o verticali, quindi ciascuno è titolare di una piccola proprietà o in affitto in questa piccola proprietà, a misura delle proprie esigenze e anche capacità ovviamente d'acquisto, e poi come parte. Per noi potrebbe essere dei servizi del condominio, ci sono tutta una serie di servizi accessori. Il ristorante interno, se uno non vuole cucinare, come qui, viene a mangiare al ristorante comune. Delle sale che si possono affittare per fare iniziative. La palestra, il medico. Ora, la nostra idea, o meglio, la mia idea è solo mia. E non prendetevela, che però potete partecipare perché sono generosa e ho bisogno di soldi per farla. E sarebbe quella di avere appunto una struttura con delle unità abitative autonome indipendenti che però godono di una serie di servizi comuni. L'obiettivo non è solo avere una rete di supporto alla bisogna, come si dice in gergo, o viceversa, mettere in comune delle risorse, è anche a lungo andare essere più leggeri. Avere meno cose e le cose che si hanno metterle in comune. Per esempio, il mio sogno sarebbe non avere più un libro in casa se non quello che sto leggendo in quel momento, perché c'è la biblioteca, che è quella dove io prendo tutti i libri che ho accumulato, li sbatto lì, ma tutti lo fanno, quindi io posso trovare libri nuovi, eccetera. Questa biblioteca potrebbe essere aperta sulla comunità esterna, per cui potrebbero esserci persone diverse che frequentano gli stessi ambienti. Unità abitative dove non c'è la lavatrice, perché c'è la lavanderia comune, che è sia un termine chiaramente di efficienza, anche proprio in ottica di sostenibilità, ma anche potenzialmente un'occasione di socialità se si vuole.
Se invece entrate con le cuffie antirumore, uno sa che non volete parlare ed è rispettato. Quindi l'idea davvero sarebbe quella di costruire qualcosa che sia rispettoso delle esigenze di tutti, cioè che non costringa persone appunto tendenzialmente introverse a doversi confrontare quotidianamente con altri, perché, però allo stesso tempo che ci costringa ad avere un costante, magari a basso livello, stato di compromesso e di coabitazione con altri, di vedere esperienze diverse dalle nostre, anche se tutto sommato siamo una bolla, diciamocelo, però creare qualcosa che si possa aprire anche alla comunità esterna, perché assolutamente deve essere sostenibile dal punto di vista finanziario e sopravvivere alle persone che ci mettono in proprio soldi. Questo è il motivo per cui io parlo di avere tra un anno un business plan, perché voglio chiedere finanziamenti. L'ho già parlato con i ragazzi di Banca Etica, sicuramente provare a coinvolgere Banca Etica, ma anche fare un'attività di crowdfunding, perché nulla vieta che ci sia qualcuno che adesso ha 35 anni e non ne vuole sapere del progetto, però gli interessa che ci sia tra 20 anni il progetto. E attendere, io vorrei trasferirmi tra 10 anni. Quindi in realtà ho degli obiettivi tutto sommato realistici, spero. E se volete partecipare, mi farebbe molto piacere, ovviamente, perché sennò le mie speranze che la cosa avvenga sono molto basse. Sì, ecco, vorrei che fosse chiaro che non c'è. Per quanto ci siano ovviamente delle istanze valoriali, sono molto egoista nel proporre questo progetto e sono molto preoccupata del mio futuro, perché voglio essere onesta con voi, e credo che non ci sia niente di male, perché, come diciamo sempre, non siamo in grado di dare agli altri se non ci prendiamo cura di noi prima. Quindi il fatto di essere noi, di stare bene noi, di poterci mantenere in tranquillità, di poter vivere a lungo, di poter avere i neuroni in attività a lungo, è uno strumento già di per sé al servizio poi della collettività. Grazie.